Con tutto quello che ho già da fare, sono sempre in ritardo. Ci mancava la cassetta della posta piena. Diamo un'occhiata. Allora, conto corrente, pubblicità, bolletta, pubblicità ancora, tutto da buttare, direi. E questa? Una lettera della ASL. Figuriamoci se ho tempo da perdere. Allora, adesso mi devo rinfrescare un po' e correre, correre, correre. Devo andare a prendere l'erede a scuola, poi portarlo a casa, dargli da mangiare, controllare che faccia i compiti, portarlo all'allenamento e poi imbastire la cena che non sia pizza, hamburger, solite patatine fritte e Coca-Cola. Beh, vediamo un attimo questa lettera. Ginecologia, figuriamoci. Non mi vedono neanche con la fotografia. Mi ricordo, e come, le ore di travaglio in cui mi sembrava di non poter nemmeno arrivare al parto, e poi il dolore indicibile, le urla senza ritegno, fra una contrazione e una spinta. Sono passati 12 anni, ma mi ricordo, e come. Com'è andata prima di vederlo uscire. Adesso sto bene, eh? Ciclo regolare, nessuna perdita, zero problemi. Perché mai dovrei andare a riaprire le gambe lì e farmi visitare? No, no, no. Adesso concentrazione. Allora, la macchina l'ha parcheggiata ieri sera di là. Poi il pasticcio si è scongelato, la bistecca si fa in 2 minuti, non mi resta che pensare alla cena. Salve, sono Chiara Alessi e lavoro come ginecologa nel reparto di ginecologia ostetricia dell'azienda ospedaliera di Padova. Vi parlerò della prevenzione del tumore del collo dell'utero o cervicocarcinoma. Questo tumore colpisce 300.000 donne ogni anno nel mondo, soprattutto nei paesi sottosviluppati dove non sono attuabili gli interventi di prevenzione. Costituisce la seconda causa di morte per cancro nelle donne dopo il tumore della mammella e in Italia, nonostante i programmi di screening organizzato, colpisce 2.200 donne all'anno. Questo tumore ha una caratteristica peculiare e anche preoccupante, in quanto dà sintomi di sé solo in fase avanzata. Al contrario, le lesioni precancerose sono completamente asintomatiche, per questo è molto importante sottoporsi ai controlli di prevenzione anche se non si hanno sintomi. Anatomicamente stiamo parlando del collo dell'utero o cervice uterina, cioè la parte terminale dell'utero che affiora in vagina. Proprio da qui si diffonde il cervicocarcinoma. Fortunatamente, le lesioni precancerose hanno un'evoluzione lenta, anche di anni, prima di diventare tumore invasivo e possono regredire spontaneamente, soprattutto se sono di basso grado e tanto più quanto la donna è giovane. Quindi si possono intercettare in tempo e asportare totalmente con piccoli interventi ambulatoriali, prima che si trasformino in cancro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal punto di vista strategico, punta molto sulla prevenzione per combattere questa malattia. La prevenzione primaria, che si fonda su tutte quelle azioni indispensabili a ridurre al massimo il rischio di insorgenza della malattia. In sostanza si tratta di cambiamenti dello stile di vita, per esempio fumo, abitudini sessuali, norme igieniche e soprattutto della vaccinazione contro il virus del papilloma umano, Human Papilloma Virus, HPV, che rappresenta la causa necessaria del 98% dei tumori del collo dell'utero. Pensate che il cervicocarcinoma è il primo tumore riconosciuto dall'OMS come totalmente riconducibile a un'infezione. Il professor Harold Zur-Hausen nel 2008 ha vinto il premio Nobel proprio grazie a questa scoperta. La prevenzione secondaria invece coincide con la diagnosi e il trattamento delle lesioni prima che diventino tumore invasivo. La diagnosi precoce è resa possibile con test molto sensibili e specifici, l'HPV test e il Pap test, che vengono effettuati sull'intera popolazione asintomatica. Proprio in questo consiste lo screening del cervicocarcinoma, che in tutti i paesi
è organizzato in protocolli di controllo gratuito, con l'invito di tutte le donne nella fascia di età più colpita dalla malattia, cioè dai 25 ai 65 anni. È davvero un grande impegno per il Sistema Sanitario Nazionale, che l'ha implementato, per garantire la nostra salute, e aderire attivamente all'invito, dunque, è molto, molto importante. Gentile signora, la invitiamo a partecipare allo screening per la prevenzione dei tumori del collo dell'utero promosso dalla sua azienda ospedaliera. Se risponderà al nostro invito, un'ostetrica le farà il prelievo per il test HPV e per un Pap test che sarà letto solo se il test HPV risulterà positivo. Il prelievo per questi esami è semplice, indolore, richiede pochi minuti. Le proponiamo un appuntamento per il giorno, tal dei tali alle ore presso il consultorio in via eccetera, numero al secondo piano. L'esame è gratuito e non occorre la richiesta del medico. Se avrà bisogno, le rilasciamo un certificato per giustificare l'assenza dal lavoro. Se desidera spostare l'appuntamento può telefonare il seguente numero da lunedì al venerdì alle ore... Ma gratuito va bene, ma non ho tempo. Devo andare al ricevimento di mio figlio e dei genitori e poi devo portarlo alla partita e magari sarebbe bene che andassi anche dalla parrucchiera e pensare alla spesa. Però spostare l'appuntamento, ciao, quel numero sarà sempre occupato. Magari però un controllo, dopo 2 anni, forse più, sì. Io direi che ci vado. Vado dal ginecologo di mia sorella. Devo solo ricordarmi di chiedergli come si chiama, il nome, e dove ha lo studio. E la maggior parte delle diagnosi infauste riguardano proprio le donne che non eseguono lo screening, oppure che non lo eseguono regolarmente. Attualmente in Italia l'adesione allo screening per il cervicocarcinoma è in media del 79,5% e l'obiettivo stabilito dall'OMS è il 70%. Tuttavia non si verifica uniformità tra le regioni. Le statistiche indicano una maggiore adesione al centro-nord rispetto al sud, perché nelle regioni meridionali si evidenzia un maggior accesso alle strutture sanitarie private su base volontaria e una minore adesione allo screening organizzato. Le linee guida europee invece raccomandano di implementare i programmi di screening organizzato per equità, uniformità e appropriatezza delle cure. Sottolineano inoltre di utilizzare il test HPV all'interno dello screening organizzato per la complessità dell'organizzazione, un aspetto tutt'altro che scontato e difficile da realizzare nella sanità privata. Lo screening organizzato, infatti, segue protocolli condivisi e aggiornati alle ultime evidenze scientifiche e ancora è soggetto a una procedura di miglioramento continuo grazie al monitoraggio dei risultati e al controllo di qualità dei processi. E ciò è possibile esclusivamente con la centralizzazione dell'analisi dei test in laboratori selezionati e accreditati. Fino a 10 anni fa il test di screening era per tutte le donne il Pap test. Un esame citologico che ricerca la presenza di cellule anormali che sfaldano dalla mucosa del collo dell'utero e vengono fissate e colorate su un vetrino. L'HPV test, invece, ricerca nello stesso prelievo, con tecniche di biologia molecolare, la presenza del papillomavirus ad alto rischio oncogeno, cioè i tipi di papillomavirus che causano il tumore del collo dell'utero. Esistono 120 tipi di papillomavirus umano, ma soltanto 12 sono ad alto rischio oncogeno. Però solo l'infezione virale che persiste nel tempo è in grado, e non sempre, di produrre l'insorgenza di lesioni pretumorali e tumorali. L'HPV test ha esattamente l'obiettivo di individuare le infezioni persistenti da tipi oncogeni. E le evidenze scientifiche hanno dimostrato che lo screening con l'HPV test ha un'efficacia maggiore del 70% rispetto allo screening con il solo Pap test nell'intercettare le lesioni preinvasive. È cioè molto più sensibile. Non per tutte le fasce di età, però, è indicato. I protocolli di screening sono stati accuratamente studiati proprio per ottenere la maggior sicurezza ed efficacia anche in base alla fascia di età della donna.
e prevedono un pap test ogni 3 anni nella fascia di età dai 25 ai 29 anni e l'HPV test ogni 5 anni dai 30 ai 64 anni. In Veneto lo screening con HPV test inizia dai 29 anni, mentre prima il test approvato è il pap test. Che storia è questa? Ancora una lettera dalla ginecologia, ma questa non è per me. È per mio figlio, è indirizzata ai genitori, ma io ho un figlio maschio di 12 anni poi. Oggetto, invito alla vaccinazione contro il virus del papilloma umano HPV. Consenso informato, l'infezione da HPV è trasmessa sessualmente. Sono impazziti. Mio figlio è un maschio, a 12 anni, con la testa sul pallone, ancora la voce da bambino, figuriamoci. Se desidera avere altre informazioni sul test HPV di screening, può contattare il seguente indirizzo mail, oppure leggere il fascicolo informativo Le 100 domande sull'HPV nel sito www. Beh, vediamo un pochino, Allora, effettivamente è chiaro, schematico, essenziale, comprensibile. Adesso mi rendo conto che sono nella classe di rischio ed è meglio prevenire. Beh, non immaginavo, a dire la verità. Allora, interessa anche l'altro sesso. E mio figlio l'ho vaccinato sempre da piccolo, ci mancherebbe. Del resto anche il Covid è normale, no? È sano vaccinarsi. Ok, va bene, ho capito. Partecipo allo screening della ginecologia. Telefono subito e vado a vaccinarmi con mio figlio. L'infezione da papillomavirus è la più comune infezione virale a trasmissione sessuale. Si stima che circa 3 donne su 4 sessualmente attive vengono in contatto almeno una volta nella vita con un HPV. La prevalenza dell'infezione decresce con l'età e nella maggior parte dei casi è transitoria, cioè eliminata dal nostro sistema immunitario. Solo nel 10% dei casi si ha la persistenza, che è associata all'aumento del rischio di lesioni precancerose o CIN, neoplasia intraepiteliale. La percentuale di infezioni persistenti aumenta con l'età. L'obiettivo dell'OMS per abbattere l'incidenza del cervicocarcinoma è di raggiungere una copertura vaccinale del 90%. Attualmente in Italia siamo al 40,3%. E in Veneto al 32%. Si può fare di più. Il motivo razionale dell'estensione della vaccinazione ai maschi è da un lato la promozione di un'immunità di gregge e dall'altro lato il fatto che il vaccino del papillomavirus protegge entrambi i sessi da tutte le patologie HPV correlate, come i condilomi, i tumori anali, la cui percentuale correlata all'HPV raggiunge il 90%, i tumori dell'orofaringe, che sono per il 70% HPV positivi, quelli del pene, nel 50%, oltre che i tumori della vulva e della vagina. Il momento di massima efficacia del vaccino è tra i 12 e i 14 anni, età in cui verosimilmente i ragazzi non sono ancora venuti in contatto con il virus che si trasmette per via sessuale. Per questo, proprio in questa fascia di età, sia per i maschi che per le femmine, il Servizio Sanitario Nazionale organizza l'invito gratuito alla vaccinazione. L'invito si estende anche alle donne entro i 26 anni, su richiesta spontanea o al primo contatto in occasione dello screening col pap test. L'Istituto Superiore di Sanità ha raccomandato di vaccinare anche le donne adulte dopo il trattamento per lesioni preinvasive, CIN, basandosi su autorevoli studi che hanno dimostrato che il vaccino in queste pazienti riduce le recidive di malattie e le reinfezioni. La campagna vaccinale si estende anche ad altre categorie a rischio.
Però il vaccino può essere fatto anche da altri che non rientrano in queste categorie, su richiesta e a pagamento. I vaccini HPV disponibili sono tre: il bivalente, attivo contro i tipi 16 e 18, che sono a più alto rischio e prevalenza. Il tipo quadrivalente, attivo anche contro i tipi 6 e 11, sottotipi a basso rischio e responsabili dei condilomi. E il vaccino non avvalente, che comprende i quattro tipi del quadrivalente più altri 5 ad alto rischio. Tutti e tre i vaccini hanno un alto profilo di sicurezza, tollerabilità ed efficacia protettiva anche a lungo termine. Hanno un elevato profilo di immunogenicità, cioè inducono la produzione di anticorpi contro il papillomavirus 11 volte di più dell'infezione naturale. Attualmente in Italia è stato adottato in tutte le regioni il vaccino non avvalente per la maggior copertura sulle patologie HPV correlate. L'efficacia della campagna vaccinale iniziata nel 2007 è evidente nella minor prevalenza di HPV nelle adolescenti, nella minor incidenza dei condilomi, delle lesioni preinvasive allo screening e soprattutto del cancro cervicale. Vediamo che in Svezia, nelle ragazze vaccinate prima dei 17 anni, questo tumore non supera il tasso di incidenza di 4 casi su 100.000 persone, mentre per le non vaccinate raggiunge i 98 casi su 100.000 persone. Il vaccino, cioè, ha abbattuto l'incidenza del cervicocarcinoma dell'88%. Nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che per eliminare il cancro della cervice uterina tutti i paesi devono raggiungere e mantenere un'incidenza per questo tumore di 4 su 100.000 donne per anno. Sotto questa soglia, infatti, una malattia si definisce rara. Per raggiungere tale obiettivo devono essere raggiunti i seguenti target entro il 2030. Primo, vaccinare il 90% delle ragazze entro i 15 anni di età. Ottenere una copertura dello screening del 70% con test ad alta sensibilità e trattare almeno il 90% delle donne con lesioni pre-invasive. In alcuni paesi questi target sono quasi raggiunti, per esempio l'Australia, tuttavia il gap con i paesi sottosviluppati è enorme e apparentemente incolmabile. È necessario e doveroso sviluppare una strategia vaccinale equa e solidale. Solo così, tutti insieme, ce la potremo fare e questo tumore potrà diventare in un futuro solo un antico ricordo di una brutta malattia che studieranno i nostri figli sui libri di scuola. Sarebbe davvero una preziosissima eredità che potremmo lasciare loro.